A fare da contraltare ad una domenica di Pasqua pressoché primaverile ci ha pensato un lunedì dell'angelo che non ha tradito le previsioni meteo. Cielo grigio e pioggia un po' su tutta la provincia, in particolare in Versilia, dove nonostante tutto si è registrato un discreto afflusso di turisti. In tanti non hanno voluto rinunciare a pranzare nei locali della passeggiata, anche se chi aveva in programma un picnic sulla spiaggia ha dovuto giocoforza rinunciare. Chiusi anche numerosi stabilimenti balneari, nonostante la stagione sia iniziata, in pochi hanno cominciato ad attrezzare la spiaggia. Ma il flop più importante l'ha fatto registrare il settore alberghiero. Mentre per la ristorazione qualche timido segnale di tenuta c'è stato, per alberghi e strutture ricettive le vacanze pasquali hanno rappresentato una grossa delusione. In pochi hanno registrato il tutto esaurito sperato e non solo per le previsioni meteo avverse. Beh, sicuramente è un problema legato anche al meteo, però è una questione di minore capacità di spesa da parte delle famiglie, quindi tutti stanno molto attenti a cercare di spendere il meno possibile, quindi anche noi ci dobbiamo adattare a queste tendenze del tempo, non possiamo permetterci più di applicare delle tariffe che sarebbero corrispondenti a periodi di alta stagione e ognuno insomma si rifà magari spesso e volentieri al last minute cercando di ottimizzare al massimo le proprie risorse. E quindi per questo è anche difficile veramente per noi che lavoriamo nel settore turistico fare delle previsioni riguardo all'andamento delle prenotazioni.